Rimaniamo nei temi del lavoro. Il lavoro è partecipazione, lo dice anche Fisascat CISL, un nuovo movimento sta avanzando. Prosegue a pieno ritmo la raccolta firme finalizzata al sostegno del progetto di legge popolare che favorisce la partecipazione ai lavoratori all'interno delle imprese. A proporla CISL, affiancata da Fisascat CISL Belluno Treviso, riunita nelle scorse ore in Consiglio Generale per quella che è stata una mattinata di confronti con spunti e stimoli. Penso che questa raccolta di firme e la richiesta di una legge che dia delle indicazioni precise di spostare i modelli partecipativi all'interno della contrattazione possa creare veramente degli spazi grandissimi e molto positivi. La partecipazione la pratichiamo da sempre nei nostri piccoli settori attraverso la bilateralità. Nelle piccole aziende i lavoratori sono al di sotto dei 15 dipendenti e la bilateralità consente ai lavoratori di poter riuscire ad avere la contrattazione necessaria per migliorare il proprio salario, ma contemporaneamente anche la propria vita lavorativa. Siamo impegnati a fare assemblee, a raccogliere le firme nelle piazze con i gazebo, quindi un segnale importante che arrivano dal territorio. Siamo oltre 2000 firme, l'obiettivo è superare quello che abbiamo raccolto la volta scorsa con la proposta di legge per la riforma del fisco, che erano 4000 firme tra Belluno e Treviso. L'obiettivo è di arrivare a una cifra superiore e i riscontri che abbiamo sul territorio quando parliamo con la gente sono molto importanti e molto positivi. L'obiettivo è quello di arrivare ad un numero sufficiente di firme per avanzare una proposta di legge in attuazione all'articolo 46 della Costituzione. La proposta punta a promuovere la partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori all'attività dell'impresa. Per noi è fondamentale che si cambi il paradigma dell'approccio al lavoro e che le persone si sentano coinvolte all'interno della propria azienda e che possano in qualche modo anche determinare alcune decisioni all'interno dei propri posti di lavoro per poterli migliorare e per poter rendere il lavoro sempre più dignitoso, sempre maggiormente vocato anche a conciliare il lavoro con la vita privata in un momento come questo, dove di fatto noi dobbiamo anche fare attenzione a quello che è il tema demografico. Conciliare il lavoro con la vita privata significa migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori ed in questo caso incentivare maggiormente anche la famiglia. Un'introduzione che produrrebbe innumerevoli effetti positivi, tra questi aumento dei salari, più investimenti e lavori più stabili. In questo momento abbiamo un'offerta di lavoro molto mobile, nomade, si può definire, a fronte di una domanda di lavoro tendenzialmente rigida. Ed è in questo nuovo mismatch che diciamo, si giocherà il futuro sul mercato.